Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, oggi che è il martedì 17 di agosto del 2021, noi siamo qui per leggere la parola del Signore, quindi un'altra puntata di lettura della parola di Dio. Quindi noi leggeremo oggi secondo re capitolo 4 a 5, parola del nostro Signore. Andiamo subito alla parola di Dio. Secondo Re capitolo 4 e poi capitolo 5, parola del Signore. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». Eliseo gli disse: «Che devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa». La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». Allora egli disse: «Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiedere pochi, ma poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi e a man mano che saranno pieni, falli mettere da parte». La donna se ne andò, si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portavano i vasi e lei vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse al suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora lei andò a riferire tutto all'uomo di Dio, che gli disse: «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito. E di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli». Un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse al suo marito: «Ecco, io so che questo uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia, un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi». Così, un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Geazi, suo servo: «Questa sunamita». Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Geazi: «Dille così: tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito?» Lei rispose: «Io vivo in mezzo al mio popolo». Ed Eliseo disse: «Che si potrebbe fare per lei?» Geazi rispose: «Certo, non ha figlie, il suo marito è vecchio». Eliseo gli disse: «Chiamala». Geazi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseo disse: «L'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio». Lei rispose: «No, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva». Questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio come Eliseo le aveva detto. Il bambino si fece grande e un giorno, uscito per andare da suo padre, che era con i suoi mietitori, disse a tuo padre: la mia testa, e il padre al servo: «Portalo da sua madre». Il servo lo portò via e lo condusse da sua madre. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno e poi morì. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. E chiamò suo marito e disse: «Ti prego, mandami un servo e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare». Il marito le chiese: «Perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il nuvolino e non è sabato». Lei rispose: «Lascia fare». Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: «Guidala e tira via. Non mi fermare per strada, a meno che io non te lo dica». Così partì e giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo. Appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Geazi, suo servo: «Ecco la sunamita che viene. Ti prego, corri a incontrarla e dille: stai bene? Sta bene tuo marito e il bambino sta bene?» Lei rispose: «Stanno bene». E come fu giunta dall'uomo di Dio, fu sul monte, gli abbracciò e i piedi. Geazi si avvicinò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: «Lasciala stare».
poiché l'anima sua è amareggiata, e il Signore me l'ha nascosto con me, non mi ha rivelato. La donna disse, avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non ti disse dunque non mi ingannare? Allora Eliseo disse a Geasi, cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo. Se qualcuno ti saluta, non rispondergli. E poserai il mio bastone sulla faccia del bambino. La madre del bambino disse a Eliseo, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei. Geasi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu voce né segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo e gli riferì la cosa dicendo, il bambino non si è svegliato. Quando Eliseo arrivò a casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui e i suoi occhi sugli suoi occhi di lui, e le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui, e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino, e il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Allora Eliseo chiamò Geasi e disse, chiama questa sunamita. Egli la chiamò, e come giunse vicino a Eliseo, questi gli disse, prendi tuo figlio. La donna entrò, gli si gettò ai piedi e gli si prostrò in terra, poi prese suo figlio e uscì. Eliseo se ne tornò a Gilgal, nel paese c'era la carestia, mentre i discepoli dei profeti stavano seduti a lui. Egli disse al suo servo, metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe e trovò una specie di vite selvatica. Ne colse i frutti, le colloquintide e se ne riempì la veste e al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra, ma non sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra e quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono, «Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola!» e non ne poterono mangiare. Eliseo disse, ebbene, portatemi della farina. La gettò nella pentola e disse, versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Così giunse un uomo da Baal Salisa, che portò all'uomo di Dio del pane, delle primizie, 20 pani d'orzo e del grano nuovo nella sua bisaccia. Eliseo disse al suo servo, danni alla gente perché mangi. Quelli rispose, come faccio a mettere questo davanti a 100 persone? Ma Eliseo disse, danni alla gente perché mangi. Infatti così dice il Signore, mangeranno e ne avanzerà. Così egli mise quelle provviste davanti alla gente che mangiò e ne lasciò d'avanzo, secondo la parola del Signore. Quindi noi abbiamo visto capitolo 4 della parola del nostro Signore e ora noi leggeremo il capitolo 5 di Secondo Re, quindi continuiamo la nostra lettura, Secondo Re, capitolo 5, parola del Signore. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma questo uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di Siri in una delle loro incursioni avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona, «Oh, se fosse il mio signore, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì
prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: sono io forse Dio con il potere di far morire e vivere che costui mi chieda di guarire un uomo dalla sua lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretese contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele. Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò, se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, Labana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito? Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. E la sua carne tornò come la carne di un bambino, egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: come è vero che vive il Signore, di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permette almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanto ne porteranno 2 muli, poiché tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia il Signore voglia perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re mio Signore entra nella casa di Rimmon per adorare e si appoggia al mio braccio, quando anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon, voglia il Signore perdonare me, tuo servo, quando io mi prosterò così nel tempio di Rimmon. Eliseo gli disse: va in pace. Egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Ma Gheazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo Siro, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Come è vero che il Signore vive, io voglio cogliergli dietro e avere da lui qualcosa. Così Gheazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vede che gli correva dietro, saltò giù dal carro e per andargli incontro e gli disse: va tutto bene? E gli rispose: tutto bene, il mio Signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla regione montuosa di Efraim 2 giovani dei discepoli dei profeti, ti prego, dà loro un talento d'argento e 2 cambi di vestiario. Naaman disse: ti prego, accetta 2 talenti. E gli fece premura, chiuse 2 talenti d'argento in 2 sacchi con 2 cambi di vestiario e li caricò addosso a 2 dei suoi servi che li portarono davanti a Gheazi. Giunto alla collina, Gheazi prese i sacchi dalle loro mani e li ripose nella casa e rimandò dietro quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo disse: da dove viene Gheazi? Egli rispose: tuo servo non è andato in nessun luogo. Ma Eliseo gli disse: il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti e uliveti e vigne, pecore e bue, servi e serve?
La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Gheazi uscì dalla presenza dell'Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve. Parola del nostro Signore. Noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore e quindi noi ringraziamo Dio per questo tempo meraviglioso della parola di Dio. Che il Signore ci benedica nel nome di Cristo Gesù.